Il Golfo di Policastro è pronto a ritornare alla normalità con i lavori iniziati dalla provincia di Salerno su impulso del collega alla viabilità Carmelo Stanziola, i lavori coordinati dal dottor Ranesi della provincia di Salerno. Ebbene, sono sul posto per accertarci e accertarmi che tutto possa essere seguito con la dovizia dei particolari che meritano e necessitano un momento del genere. Siamo nei pressi del fiume Bussendo, un luogo incontaminato. Ebbene, stiamo disponendo, la provincia ha disposto la riattivazione della circolazione con senso unico alternato con l'apposita segnaletica stradale, salvo imprevisti dalle ore 17 di oggi, lunedì 3 ottobre. Un lavoro enorme in velocità che la provincia di Salerno ha fatto. Nel giro di una settimana siamo passati dall'emergenza, siamo passati per i sopralluoghi, per la riunione in Regione Campania convocata dal consigliere Cascone, e nel giro di una settimana, dopo aver prontamente e opportunamente chiuso una strada che versava in condizioni di pericolo, adesso con tutto ciò che andava fatto è pronta a essere riaperta. La provincia dà inizio ai lavori e dà indicazioni per riaprire la strada, presumibilmente alle ore 17 di oggi, 3 ottobre. C'è stato un grande lavoro sinergico da parte di tutti gli addetti ai lavori. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per risolvere questa problematica che ha messo in sofferenza l'intero Golfo di Policastro. Come consigliere delegato al turismo della provincia di Salerno, non potevo non dare il massimo impegno per risolvere questa annosa situazione, e approfittiamo anche per invitare tutti alla prudenza e a ricordare che le cose si debbono fare con il rigore amministrativo e con, in primo luogo, la salvaguardia e la sicure della sicurezza del traffico veicolare dei cittadini del Golfo di Policastro. Ci saranno altri aggiornamenti, ma per adesso credo che sia importante dare questo segnale di indicazione di apertura.